benvenuti a un nuovo episodio di Good Night Milano. Io sono Chiara e stasera qui con me ci sono Ghelena e Lisa, due delle cofondatrici del gruppo Zero Waste. Ciao ragazze, come state? Ciao, bene, accaldate. Accaldate ma bene. Accaldate ma bene. Bene, raccontateci un po' che cos'è questo gruppo Zero Waste, magari per chi ancora non lo conosce. Il gruppo Zero Waste è nato dall'unione di più donne, più ragazze, che si sono conosciute inizialmente in rete e che hanno iniziato a condividere esperienze e il proprio percorso, per poi unirsi tutte insieme e aiutare anche gli altri ad affrontare questo modo di vivere e trovare delle soluzioni per essere più sostenibili e vivere una vita più leggera. Beh, quanto tempo fa si è formato questo gruppo? Quasi 2 anni fa, novembre del 2017 è stato. Beh, quindi insomma ormai è un gruppo avviato, iniziato, immagino con degli obiettivi, con delle cose, degli eventi da fare, da organizzare, ormai pronti e prossimi. Esatto. E vediamo, quindi come è nato il gruppo, ce lo siamo detti, eravate quante all'inizio? Più o meno una quindicina di ragazze, ci siamo conosciute appunto sui social e poi diciamo che noi abbiamo scelto novembre come giorno d'inizio perché è il giorno in cui è stato pubblicato il nostro sito per la prima volta, è partito il nostro sito, è diventato live, quindi per noi è il nostro compleanno. Ok, quindi avete scelto novembre come mese. Esatto. Quindi per dare il via a tutto, quindi siete partiti in una quindicina. Sì. Di persone, adesso quanti siete? Allora adesso sui social siamo più o meno 4.000 come utenti su Facebook e 12.000 nel gruppo Facebook e siamo a 9.500 su Instagram, invece come proprio persone che lavorano diciamo dietro le quinte siamo più o meno sempre le 15 fondatrici più una cinquantina di persone che comunque ogni giorno si iscrivono si partecipano. Esatto. E come funziona questo gruppo? Cioè esattamente come si fa a entrare a farne parte? Cosa poi si può fare all'interno del gruppo? Come funziona? E per farne parte basta seguirci appunto sui social e in questo modo diciamo si può sia interagire magari attraverso il gruppo Facebook dove appunto si può interagire e dare consigli ad altre persone oppure nelle altre due canali Facebook e Instagram noi diciamo rispondiamo sempre, siamo sempre contenti anche di ricondividere le esperienze delle altre persone. In più ci sono dei gruppi locali che sono dei gruppi privati che si sentono su WhatsApp principalmente, dove a livello territoriale diciamo condividono esperienze, magari consigli e magari si vedono appunto per party, per eventi diciamo più ristretti, essendo più vicini appunto geograficamente. Ah, interessante, quindi nel senso c'è il gruppo più grande e poi dei gruppi più... Esatto. Quindi può essere comodo, in effetti magari qualcuno che non riesce ad arrivare per dire a Milano sa che ci possono essere dei gruppi un po' più piccoli. Esatto, dove chiedere consiglio, comunque partecipare, sentirsi parte della community più anche incontrandosi, anche certo. A livello fisico. Quindi... Certo, quindi c'è la possibilità di potersi incontrare anche esatto. Senza dover fare troppe distanze. Esatto. Direi che questa è una cosa bellissima che non è molto magari solita trovare nei gruppi più grandi in generale, magari capita che c'è un paese in cui si sta tutti insieme e poi si cerca di arrivare, invece così penso che sia anche molto più bello, no? sapere di potersi trovare sì. Più spesso senza... Wow, bellissima questa iniziativa, penso veramente, veramente bella. Quindi ci siamo dette, il gruppo è nato perché voi avete iniziato a parlare tra di voi, a conoscervi per delle tematiche comuni, degli obiettivi comuni che avevate, ma quindi poi come questi obiettivi, come hanno preso piede? Cioè com'è che sono nati e diventati veramente delle iniziative piuttosto che degli eventi e non solo giustamente dire potremmo fare, ma poi lo sono diventati? In realtà il percorso Zero Waste è un percorso a 360 gradi, quindi quando lo si inizia ci sorgono molti dubbi, ci sono molte incertezze, ci sono anche molte difficoltà magari tecniche di dove poter trovare il necessario, come farlo, e in questo è necessario appunto avere qualcuno che ti aiuti e che ti guidi. Certo. E per questo appunto era nato il sito. Anche perché in Italia non c'era niente di simile. Esatto. Tutto quello che abbiamo trovato noi online anni prima erano tutte cose in inglese che partivano quasi sempre dagli Stati Uniti o comunque dal Nord Europa e quindi non avevamo dei modelli o comunque qualcuno magari era anche limitante per
qualcuno che magari non parlasse inglese riuscire a trovare le informazioni necessarie. Sentivate quindi che c'era una mancanza, esatto, in Italia di questa cosa. E quindi lo scopo principale era quello di formare questo gruppo per aiutare altre persone, ovviamente a livello internazionale, ma più a livello nazionale, proprio in italiano. Soprattutto. Anche quello è molto importante. Soprattutto. E anche con il tempo, ovviamente, il gruppo era nato con questi obiettivi, ma poi ne sono subentrati anche altri, e quindi anche altre tematiche di inclusività, del non perfezionismo assoluto e totale, che può essere frustrante e castrante anche nella vita quotidiana. E quindi all'inizio abbiamo creato, diciamo, la cosa grezza, e poi abbiamo iniziato a fare il lavoro di Lima, che era quello di attualmente di instaurare, diciamo, delle linee guida che per quanto riguarda la nostra rete vorrebbero essere quello ognuno deve cercare di fare qualcosa se si sente ovviamente di voler migliorare il mondo, esatto, o salvarlo, oddio, o comunque queste tematiche così piccole banali, cose, no? Se vuole avere una terra sulla quale vivere, per queste piccole cose. E quindi però è anche importante che si acquisisca la consapevolezza di che cosa è importante e di fare del proprio meglio, poi che non sia il 100% va bene uguale, è importante che più persone facciano qualcosa piuttosto che poche facciano tutto perfettamente. Esatto. Beh, direi che probabilmente, cioè, nel senso, credo che alla fine già se ognuno nel proprio piccolo cerca di fare qualcosa, fa qualcosa, già c'è un movimento positivo, certo, verso qualcosa di più grande, per cui... Cioè, direi assolutamente. Noi l'esempio che facciamo sempre è: pensate a quante bottigliette consumate o bottiglie di plastica consumate ogni giorno, moltiplicatele per un anno, per tutte le persone che ci sono, la quantità di bottiglie di plastica che vengono buttate. Solo questo piccolo gesto fa una grande differenza enorme, e quindi basta proprio vedere nelle piccole cose quanto può essere impattante poi a livello maggiore, ovviamente. Sì, certo, se tutti... Sì, perché forse il problema è un po' quello, almeno penso, però vediamo voi cosa ne pensate. Però magari noi molto spesso diciamo, vabbè, pazienza, anche se compro quella bottiglietta quella volta, che cosa cambia tanto? Però in effetti se tutti facciamo questo pensiero, esatto, finisce che alla fine... Nulla cambia. Esatto, niente cambia, perché alla fine tutti compriamo quella bottiglietta. Invece se iniziassimo a usare, per esempio, le bottiglie quelle in alluminio da portarci in giro, inizio io, inizi tu, inizia lei, iniziamo in 50, sono 50 bottigliette in meno. Esatto. Ma poi anche a livello psicologico si dice che più un evento si realizza di frequente, più le persone lo accettano come una cosa normale. E quindi all'inizio magari può sembrare, ci sono delle difficoltà anche personali, uno dice io mi sento un imbarazzo ad andare in un negozio e chiedere posso usare il sacchetto, oppure me lo può mettere nel mio bicchiere. Però una volta superate le iniziali difficoltà e le timidezze, questo dà anche un esempio positivo per gli altri, perché anche chi osserva questa cosa all'inizio magari può dire questa persona è strana, cosa sta facendo, sta facendo una brutta figura, perché in Italia c'è anche questa cosa della bella figura, purtroppo, del voler apparire, eccetera. Però più si vede più spesso questo tipo di comportamento, più diventa accettato e più viene anche magari anche imitato positivamente. Certo, nel corso è più portato a farlo, ma esatto, perché lo fa lui, perché non lo posso fare anch'io. Certo, e magari ci si sente meno strani o meno imbarazzati, certo, o meno. E la stessa cosa vale per qualsiasi cosa, nel senso, se non è sufficiente essere didascalici o didattici, dire bisogna fare così perché se no fai così, nulla cambia. L'importante è che la persona si senta pronta per fare questa cosa e che veda degli esempi positivi, perché se uno dice è importante riciclare, è importante pulire, è importante non lasciare immondizie in giro, però poi, per esempio, spesso capita a livello politico questa cosa, però poi non ci sono esempi positivi. Se noi vedessimo anche più persone raccogliere l'immondizia sulle spiagge o semplicemente, certo, anche in strada, raccoglierla e buttarla nel posto giusto, o magari i mozziconi, un'altra, sì, cosa. Esatto, okay. Questo farebbe anche le persone che invece buttano le cose a terra si sentirebbero probabilmente un po' più in colpa, sì, anche un po' più... Diciamo che è tutto un cerchio, nel senso, certo, nel momento in cui uno inizia, come dicevamo prima, a migliorare, a fare dei piccoli passi, automaticamente si innesca un circolo che porta tutti a fare qualcosa di sempre più positivo, certo, sperando che poi funzioni sempre, sempre più a così, larga scala, sempre... Beh, direi che comunque già per qualcuno avere un gruppo del genere
che ti può dare un po' una mano, no? Nel senso, sotto questo punto di vista è proprio un modo per non sentirsi da soli e quindi sentirsi sempre insieme e poter fare questa cosa con più tranquillità, magari con più rilassatezza, o comunque non sentirsi mai soli, come diciamo, è molto importante, soprattutto sotto questo punto di vista. E quali sono invece le tematiche che ricorrono di più in questo periodo, comunque in generale, per voi sulla rete? Ad esempio, in questo periodo c'è ogni anno l'appuntamento fisso con il Plastic Free July, che è un mese, il mese di luglio, dedicato completamente al no plastic. In realtà bisognerebbe fare una distinzione, nel senso che noi non siamo no plastic, ma siamo zero waste, quindi per noi comunque l'obiettivo è ridurre totalmente i rifiuti. Ovviamente la plastica è una di quelle, è una dei materiali più difficili da riciclare e quindi con un impatto più grande, e comunque noi decidiamo, già dal secondo anno che lo facciamo, di partecipare a questo evento, e quest'anno abbiamo deciso di farlo con una challenge che abbiamo lanciato su Instagram, che dura appunto tutto il mese, sta durando tuttora. Ogni giorno ci sono delle azioni, un'azione consigliata, e chiediamo appunto ai nostri follower di partecipare postandoci le loro foto su come affrontano questa sfida nel quotidiano. Interessantissima questa cosa. Beh, ovviamente, essendo una challenge in questo modo, porta le persone a fare, seguendo questo, provare, comunque è una sfida quotidiana che devono provare a fare, vedere poi alla fine del mese quanto si è ridotto la loro immondizia domestica, ma non solo, perché a volte si pensa che sia solo il sacchetto dell'immondizia che uno ha a casa, ma in realtà non bisogna mai dimenticare che noi i rifiuti li facciamo anche fuori, al bar con la cannuccia, o tantissime occasioni. Comunque dobbiamo, uno dei primi gesti è spesso il rifiuto, non neanche la produzione, ma proprio il rifiuto di qualcosa che potrebbe creare un rifiuto. Sì, ecco. Il rifiuto di un rifiuto. Giusto. Ma io credo che sia proprio anche un cambiamento di mindset, di mentalità, sì, che avviene col tempo, e si inizia con una piccola cosa e poi è un effetto un po' a valanga, un po' domino quasi. Sì, esatto, e si arriva a un punto di maggiore, sicuramente una sensibilità ecologica maggiore, che ti rende più anche un po' più suscettibile verso le disgrazie che vediamo ogni giorno, quindi il supporto anche del gruppo è fondamentale, certo, perché ovviamente ci lamentiamo tra di noi di cose che non, insomma, che ci feriscono e che ci fanno star male. Però a parte questo, forse ho perso il filo del tranquilla. No, però direi che comunque abbiamo, nel senso, abbiamo capito bene la direzione, soprattutto di questa challenge, che vedo, cioè credo che sia molto interessante, perché comunque ogni giorno spingi le persone a fare una piccola azione che in realtà può essere, cioè veramente magari è piccolina, che però ti cambia la giornata, come dicevi tu, ti cambia il mindset, e quindi alla fine uno compie questa azione e si dice: perché non posso farla anche domani? Sì, perché infatti non posso farla sempre? Se è così semplice e che non mi, cioè, non mi stravolge, nel senso, perché alla fine sono, immagino che siano appunto piccole azioni che non è che stravolgano l'esistenza, ma magari ce la stravolgeranno nel futuro, nel senso che serviranno a crearci un futuro migliore di quello che si prospetta. Quello che, ecco, adesso sono tornata. Era il cambiamento di mentalità, e che si iniziava dalla piccola cosa per poi arrivare a notare cose che magari un anno fa non avresti mai notato, o non ti avrebbero dato fastidio, e col tempo sviluppare quello che è anche un'ottimizzazione delle proprie risorse, cioè farsi delle domande: ho bisogno di questa cosa, ma ne ho veramente bisogno, semplicemente la voglio perché ne ho voglia. Sì, perché magari ce l'hanno tutti. Esatto, e quindi prima di comprare si inizia a valutare e diventare un po' più: ne ho veramente bisogno, posso usare qualcosa che ho già, oppure posso chiedere a mia mamma se ce n'è già una, certo, e posso prendere la sua, e così via. Cosa che magari qualche anno fa avresti detto: chi se ne frega, spendo quei 15 euro in più, non mi pesa niente. Certo. E quindi anche questo decluttering mentale per certi aspetti, e di vedere le cose per quello che sono, cioè senza magari il condizionamento di quello che può essere anche il marketing, no? Certo. E quindi anche adesso vediamo tante aziende che fanno che vogliono zero waste, che vogliono vendere a queste nuove, diciamo, queste nuove schiere di ecologisti, e quindi propongono kit, propongono tante cose, ma
In realtà molte cose le abbiamo già in casa, magari certo. Non tutte, però è inutile vendere un kit con una forchetta e un coltello quando in casa li abbiamo tutti in metallo, certo. E basta metterlo in un fazzolettino di stoffa. Sì, piccole cose, insomma. Esatto. Sì, è vero che quando ti fermi a pensare, cioè a pensarci, come dicevi tu, a queste cose, ti rendi conto di veramente di quanto magari ci sono delle cose in più che noi bypassiamo perché in quel momento non ci pensi, ma che veramente se ti fermi a pensare... La forchetta no, ce l'ho, ne ho 20, certo. La 21esima, certo. Ma anche tante altre cose, per esempio, anni prima io mi sarei vergognata ad andare a una festa con il mio bicchiere, no? Invece poi ho visto che adesso, se sono invitata a una festa di compleanno, sono sicura che probabilmente ci troverò bicchieri di plastica e ce ne sarà uno per il prosecco, uno per il martini, sì. Uno per il vino, eccetera. E quindi io arrivo con il mio bicchiere, che uso anche per altre cose, se lo facessero tutti, non è difficile, cioè un bicchiere tutti se lo possono portare, ma se lo dimenticano poi gli verrà restituito, non è un problema. E quindi è una cosa che tutti potrebbero fare senza far sì che alla fine della serata, della festa, ci siano sacchi pieni di forchette di bicchieri o di posate o di qualsiasi. Certo. E quindi sono tante piccole cose che prima non ci pensi, ma poi andando avanti ti viene istantaneo da pensare anche a situazioni di pericolo del tipo... la festa, se sei invitato a un compleanno, oppure altre situazioni di questo genere, oppure i colleghi che ordinano un takeaway direttamente sul posto di lavoro che verrà. Sì. E quindi più uno pensa a dei possibili rischi, più pensa anche a delle strategie per prevenire o per non creare rifiuto. Certo, beh, però certo. È una cosa che si sviluppa col tempo e si inizia dalle ovviamente. Piccole cose e poi si arriva a essere... alle più grandi. Sì. Beh, però già iniziare direi che è già positivo. Magari come dicevi tu, un bicchiere alla festa, piuttosto che comunque piccoli accorgimenti che però poi nel tempo ti portano a riflettere sempre di più esatto. E a compiere sempre più azioni. Certo. Utili e pensate, perché forse il problema alcune volte è che non ci pensiamo, cioè diamo tutto per scontato, ah vabbè ma prendo il bicchiere di plastica perché è più comodo, perché tanto poi lo butto via, pazienza, però in realtà dovrebbe essere proprio il contrario, cioè chiedersi cosa succede nel momento in cui lo butto via, esatto. Cioè dove va? E fa un lungo viaggio, quando... e per quanto rimane soprattutto. Infatti. Ed è assurdo pensare che una cosa che viene tolta comunque dalle viscere della terra, viene trasformata nella plastica, viene creata, poi viene trasportata, venduta, di nuovo comprata, trasportata a casa, utilizzata un secondo o 10 minuti. Solitamente quel bicchiere dura veramente un sorso e poi sì, è buttato poi si via. Perde, logicamente, sì. Nelle feste è sempre così, sì. Hai il bicchiere, poi lo perdi, poi ne prendi un altro, poi esatto. Lo perdi. E così 20 bicchieri a testa. Esatto. A una festa. Tutta una serie. Però sappiamo che nulla si crea, nulla si distrugge. Esatto. E tutto si trasforma, la plastica si trasforma in inquinamento marino, esatto. Inquinamento dell'aria, delle fonti acquifere, insomma di tutto. Ormai la troviamo anche nei ghiacciai, c'è cioè la plastica, no? Sì, ovunque, ormai è diventato praticamente parte di ogni cosa quasi. Beh, sì, quindi insomma, piccole cose che poi viste nella grande... nel quadro più grande sono sì. Veramente distruttive, cioè esatto. Per noi soprattutto, certo. Perché alla fine siamo noi anche quelli che dobbiamo vivere in questo pianeta, cioè, banalmente ogni giorno siamo qui, si spera, comunque saremo qui anche ora per un po', e non è il massimo pensare, no. Ricordarsi ogni volta che butto un bicchiere, in questo caso quello che poi comporta, bisognerebbe muoverci qualcosa, esatto, un po' a tutti almeno, anche nel nostro piccolo sempre, però insomma farci porre delle domande così. Quindi questa challenge, scusate adesso mi è venuta in mente, sì. Termina adesso il 31 adesso? Luglio termina, vabbè, sì. Perché oggi è il 26, la luglio sono 31, sì, avevo sempre questo dubbio, oggi è il 26 quindi a breve, esatto. E questo che avete avuto già dei riscontri, nel senso come sono stati? Abbiamo avuto un po' di, innanzitutto la nostra pagina Instagram è cresciuta tantissimo in questo periodo, e in più abbiamo avuto un sacco di persone che comunque partecipano attivamente, se non tutti i giorni quasi, perché comunque magari alcune sfide non si prestano tutte, perché alcune magari hanno dedicate più al mare, alcune okay. Erano giustamente essendo a luglio, magari alcune erano per i bambini, ma nessuno non ai bambini, e però comunque sono anche cose che servivano anche per far riflettere, quello che certo. Dicevamo, per far un attimo pensare a tutte le alternative che possono esserci nella vita che già abbiamo soprattutto. E anche contro il consumismo, appunto, questa spinta
all'acquisto continuo di prodotti che sembrano indispensabili per un percorso zero waste, quando in realtà la cosa indispensabile ce l'hai già a casa la più, sì, più delle, esatto, volte. Eh sì, quindi giustamente anche se quel giorno quella persona non può fare quella challenge, però comunque la vede, ci pensa. Cioè, esatto, comunque magari ne parla, no? Vede magari i consigli che hanno dato altre persone, perché a volte cerchiamo anche di stimolare noi non vogliamo avere una informazione solo, ma noi puntiamo molto sulla comunicazione, certo, quindi uno scambio di opinioni tra noi ma anche dai nostri follower, per avere sempre consigli, spunti che magari a noi non hanno, i teste che lavorano dietro la rete non vengono in mente, cioè. Certo, uno scambio comunque, esatto, di idee, opinioni, siamo una rete alla fine, quindi esatto, è giusto questo, è giusto così. Ci sono altri eventi in programma per i prossimi mesi? Avete già magari qualche evento sicuro o state ancora pensando? C'è qualcosa di segreto che non possiamo sapere? Siamo stati invitati a partecipare a un po' di eventi, ma non, cioè ancora dobbiamo, a parte quello di domani, quindi domani sabato 27 lo, giusto, trovate su Rete Zero Waste, trovate i dettagli. Tutti i dettagli. Sarà a Milano con la musica, con dei workshop e con alcune delle nostre cofondatrici. Esatto. Che ci sono anche me. Voi. Okay, sono io. Quindi domani tutti a Milano, zona, si può dire? Devi guardare meglio. Devo guardare, non mi ricordo la zona, scusa. Devi andare tutti sul gruppo a vedere quando, esatto, dove, come l'evento di domani, esatto, così tutti lì a conoscere Lisa di persona e a Giulia, fare. Ci sarà un'altra Giulia, nostra. Presenteremo la rete e poi ci sarà un workshop su come autoprodurre alcuni prodotti, sì, per tutta la cura della bellezza da un'altra nostra cofondatrice, Sara. Ah, quindi, okay, ci sarà. Quindi insomma c'è anche la possibilità di conoscervi, giusto? Esatto, sì, detto, sì, magari, no? Sì, sì, certo, siamo lì. Scambio pronti? Opinioni, sì, infatti sarà molto più interattivo, nel senso che ci potranno fare tutte le domande che vogliono e quindi parleremo di qualsiasi cosa. Quindi super interessante, direi anche super azzeccato, in modo tale che adesso a cena le persone sanno già organizzarsi e domani tutti presenti e pronti in prima fila per questo evento. Benissimo, allora io direi che oggi la puntata termina qui. Io ringrazio tantissimo Ghelena e Lisa per essere state qua con noi e per averci parlato di un tema così importante e così, direi, principale nelle nostre vite, perché come abbiamo visto, banalmente, se ognuno di noi potesse fare un piccolo cambiamento per migliorare questa cosa, questo per esempio uso della plastica eccetera eccetera, come dicevamo, dei rifiuti, quanto poi può servire a tutti nel nostro piccolo e nel nostro grande futuro. Per cui veramente grazie tantissimo. Grazie a te. Sono grazie. Stata molto contenta di aver chiacchierato con voi questa sera e noi invece ci rivediamo settimana prossima per una nuova puntata di Good Night Milano. Ciao, buona serata!